diciamo negli anni 60, il nostro centro storico veramente era vivo. Gli abitanti erano quasi tutti nel centro storico, c'erano almeno 4.000 abitanti qui all'interno del centro storico, il resto nelle contrade. Complessivamente Loreto nel 51 faceva quasi 10.000 abitanti, proprio nel 51, la punta più alta che ha raggiunto. E quindi incontravi personaggi veri, molto semplici, e si viveva con valori forti, certi, puliti, netti, non c'erano vie di mezzo. Il mio pomeriggio era una diretta da queste musiche reali, quindi non so, il ciabattino, infatti a 30 metri c'erano due ciabattini con i loro strumenti da lavoro, aggiustavano queste scarpe, quindi erano suoni che comunque riempivano, diciamo, tutta la nostra, i nostri pomeriggi e tutte le nostre giornate. Di artigiani ce n'erano tanti, c'erano falegnami, per esempio c'erano, non so, ceramisti, oppure c'era l'Unit, che poi non mi ricordo come si chiama il nome di preciso. Vabbè, lui faceva i coltelli che addirittura sono famosi in tutto il mondo. Ad esempio, devo tanto a un personaggio, uno dei ceramisti di Loreto Prutino, perché frequentando la sua bottega ho capito tutto sulla ceramica, ma proprio tutto. Tutte le fasi che dal pezzetto di terra porta all'opera d'arte, l'ho seguito proprio quotidianamente, in un modo forse maniacale. Ma è chiaro che bisogna tutti sapere da dove veniamo e quindi una componente contadina in noi, secondo me, è sempre presente, perché la natura stessa, cioè il contadino, la campagna è la natura, e la natura è sempre presente nell'uomo. Guai a chi crede di farla fuori sta natura, è solo un povero illuso. Prima delle confesse e poi le dai. È chiaro che abbiamo tutti, perlomeno qui in paese, origini agricole. Io ricordo benissimo, avevo 7, 8, 10 anni,
che mia madre mi portava spesso in campagna dai suoi parenti e quindi mi lasciava lì addirittura quasi un mese, due, insomma, per farmi proprio vivere la vita di campagna. Ad ogni settimana una brancata, signore si fumè delle strane, via la paugia e mi di tu. Il respiro del bue, io lo so benissimo come il respiro del bue. La prima immagine della festa di San Zopito. Da bambino, beh, è chiaro che il bue è un elemento attrattivo enorme per un bambino, insomma. Poi ascoltare quel suono della zampogna che insieme al suono dei campanacci che sono lì col bue, beh, insomma, si crea quell'atmosfera particolare per cui si riesce quasi incantati, si rimane incantati, un bambino sogna ad occhi aperti. Sale verso Loreto a Prutino il bue sacro con la gualdrappa rossa in affli sulla cervice. Per tutto l'anno una delle contrade del paese l'ha curato. Ora entra in chiesa per la porta stretta. Fuori lo aspetta un bambino vestito da angelo col parasole e i monilli e gioielli. Cavalcherà il bue per i tre giorni in cui si svolgerà la processione, sempre tenendo in bocca un garofano di colori accesi. L'usanza ha quasi 250 anni. Commemora un portento avvenuto quando si recuperarono le reliquie di San Zopito, patrono del paese. Tutti si genuflettevano, fuorché un contadino, alla protervia del quale riparò il suo bue, devotamente inginocchiandosi, come ora fa questo. Sono gli animali del presepe, ritrovano la loro sacra alleanza nel giorno di San Zopito, soglia dell'estate. Si festeggia il cielo che fa biondeggiare le messe. No, io sono convinto di una cosa, che c'è una piccola percentuale di persone che crede ancora in una maniera vera a questa festa, anche ai valori religiosi della festa. Per il resto mi sembra un po' una, non so, c'è poco di religioso, nel senso che molti ci vanno oppure partecipano così in una maniera anche un po' distaccata, no?
chi ci tiene un po' al senso di appartenenza al territorio, ha bisogno di ascoltare ogni anno quel suono dei campanacci, quella zampogna. Dell'uva non hanno avuto una grande forza, un grande spessore. In effetti non c'è una storia legata alla festa dell'uva, se non quelle feste che si facevano durante il periodo fascismo, no? Per cui, se vogliamo, sono stati, che ne so, una sorta di esperimenti. Si cantava in casa di amici, quando un uomo dalla sala giù in fondo venne verso di me zoppicando. L'ultima guerra mi ha lasciato un ricordo. Tu sai suonare ed io sono un capo orchestra, disse. Vieni con me a cantare, mi chiamo Nino, Nino Dale. And this mother needs. Sarà stato il cappotto nocciola, ho il suo accento d'abruzzese pulito, ho il cappello alla Humphrey Bogart e la faccia di uno che hai già conosciuto. Sarà stato quello che è stato, partimmo tutti per il mare a suonare, io, Nino Dale. Oh, and this modern is.
Thank you.